Ciao, cosa sono i benefici secondari? I benefici secondari sono qualcosa di subdolo che esiste nella tua vita e che ha una forte incidenza sulla tua difficoltà nel lasciare andare alcune situazioni, alcune resistenze, alcuni blocchi, alcune emozioni. Perché questo? Perché il beneficio secondario è qualcosa che si nasconde e che ti dà una sensazione piacevole, ti fa sentire protetto, al sicuro o qualsiasi altra cosa. Io l'ho paragonato proprio ad una giornata piovosa quando fuori fa freddo e tu sei sotto il piumone abbracciato al tuo orsacchiotto. Chi te lo fa fare di alzarti? Stai così bene alla fine. E poi tu ti sei concentrato magari su quello che è qualcosa di piacevole nell'immediato, in quel momento in cui lo stai vivendo. Qual è il problema? Il problema è che ci sono alcune cose che ti danno un beneficio a breve termine, ma a medio e lungo termine, se perpetrate nel tempo, ti rovinano la vita, così come fanno i benefici secondari. Infatti, cosa può accadere? Se tu stai così bene nel tuo lettuccio caldo, non ti alzerai, non andrai al lavoro, non farai magari tutta una serie di belle cose che avevi programmato di fare per quella giornata. Così come nel momento in cui tu hai paura del giudizio, hai paura di andare oltre, hai paura di esporti, non porterai avanti quei progetti così importanti per te e rimarrai nella tua zona di comfort dove ti senti al sicuro, dove hai quel beneficio secondario che magari è connesso al non sentirti giudicato, al non metterti in discussione e via così. Quindi, tieni conto che i benefici secondari ti danno qualche cosa di piacevole, una sensazione piacevole a brevissimo termine. E con il tempo tendono invece a crearti dei problemi. Tu puoi paragonare i benefici secondari proprio alle droghe, all'abuso di cibo e a tutta una serie di cose che ti possono venire in mente, che ti fanno piacere sul momento, ma che poi a lungo andare sono veramente dannose per te e per la tua vita. Tu tieni conto che se tu continui a stare nel tuo lettuccio caldo, in tutte quelle situazioni in cui ti senti bloccato, ok? Tra un po' di tempo, 3 anni, 5 anni, 10 anni, 20 anni, ti guarderai indietro con rammarico, perché non avrai magari colto l'occasione per esprimere te stesso, per essere quello che sei, per manifestarti, per fare tutta una serie di belle esperienze, perché ti sei fatto bloccare dal piacere a breve termine, da quella sensazione di sicurezza che ti danno i benefici secondari. Quindi il mio invito è proprio quello di andarli a scovare tutti quando vai a lavorare sulla Divine Connection, soprattutto su quelle situazioni che fai più fatica a lasciare andare. Non è detto che siano le situazioni che sono con te da più tempo. Infatti, qualcuno ha la credenza che beh, questo problema ce l'ho da tanto tempo, ci vorrà tanto tempo per lasciarlo andare. Non è assolutamente così. Non vuol dire assolutamente niente questo. Ci sono delle persone che hanno lasciato andare delle cose che erano dei mattoni che si portavano avanti da tutta la vita in pochissimi minuti. Quindi lascia andare tutta lascia andare queste credenze, queste informazioni e permettiti di andare oltre. Vai a scovare quelli che sono i benefici secondari che sono connessi a quella situazione che ti blocca e vai a trovare a che livello ti danno agio, a che livello ti sono comodi, che cosa ti permettono, come ti permettono di sentirti al sicuro. Quando tu li scovi, vai a sciogliere proprio quella sensazione piacevole che ti danno, ok? Quindi nel momento in cui tu trovi qual è il tuo beneficio secondario nel non permetterti di realizzare i tuoi sogni, perché c'è un beneficio anche lì, in qualche modo magari ti potresti sentire cullato, al sicuro. Prendi quella sensazione piacevole, non positiva, ma piacevole, ed espandila con la Divine Connection. Tieni conto che con la Divine Connection, quando sei nel Divine State, tutto quello che espandi e che è illusorio si dissolve. Quello
Quando invece c'è qualcosa che è reale ed è bene che sia con te, come l'amore, allora a quel punto si espande, diventa più forte. Ok? I benefici secondari, anche se sono qualcosa di piacevole, non sono connessi all'amore, sono connessi alla paura. E come sai bene, tutto ciò che è connesso alla paura, che è legato alla paura, non fa che creare dei limiti nella tua vita. Quindi scioglilo.